Eccoci qua, a metà dell'opera, vedete, mai bellissima, parete, alternativa alla via Prusciolli e Ardenti del Main. Poi scendiamo su Ripi di Pendii, la media qua grosso modo siamo sui 30, 35, 40 in alcuni tratti. Bisogna passare sotto quel salto lì che potete vedere, questo è indicato. Qua c'è un salto di ghiaccio, perché mi sono delle cascate di ghiaccio, bisogna passarci o sopra e attraversarle con il pelo di Trachon, oppure si aggirano con un traverso un po' tirato, ma che permette e consente comunque di salire bene, su neve molto compressa, molto. Questa è la neve più bella che ho trovato, il resto, come vedete, addirittura sono zone spoglie e tutta crosta non portante, fa abbastanza schifo, solo qua troviamo finalmente un po' di neve dura, come potete vedere, per cui si sì, finalmente neve da rampone che pianta bene. Ed è veramente l'unica che ho trovato, questa rosale che mi ha permesso. Resta tutta crosta importante, faticosissima da ribattere, veramente complessa. Però merita, guardate laggiù invece c'è la Sacra di San Michele. Brava, c'è una domanda che se poi sfoca. È proprio lì, inizio fuori che emerge dalle nebbie. E merita, considerazione. Però poi facciamo poi giù, dove potete vedere, mette giù a Bade, anche della Savine. Vedremo un po' giù, comunque giornata splendida, probabilmente l'ultima da poter salire ancora, tanto pochissima neve per essere oltre la metà di novembre. Boh, scendiamo giù, ultimo tratto tecnico sul ghiaccio e poi nuovo video. Ciao Luca!